più un cognome. L'ho rifiutato come ho rifiutato tutto nella vita. In effetti la mia è una storia davvero fuori dal comune. Io sono uno specialista in storia. E fino a 2 anni fa lavoravo come dipendente in uno dei musei di Mosca. A volte facevo traduzioni. Conosco 5 lingue oltre al russo, inglese, francese, tedesco, greco, latino. Beh, so leggere anche un po' l'italiano. A Mosca avevo una vita solitaria, non avevo nessun conoscente. E poi, provi un po' a immaginare, all'improvviso ho vinto 100.000 rubli alla lotteria. Il biglietto me l'avevano dato al museo. Dopo aver vinto quei soldi, ecco che cosa ho fatto. Ho acquistato dei libri, lasciato la stanzetta in centro, quel buco maledetto. Ne ho affittato da un capomastro 2 stanze nel seminterrato di una piccola casa col giardino. Ho lasciato il lavoro al museo e ho iniziato a scrivere un romanzo su Ponzio Pilato. E poi, un bel giorno, la scorsa primavera, è accaduto qualcosa di molto più significativo della vincita dei 100.000 rubli. Quello che è successo dopo puoi immaginarlo. L'amore ci è sboccato davanti come un assassino che sguscia da sottoterra in un vicolo buio e ci ha colpiti entrambi all'istante. Così ti colpisce un fulmine, così ti colpisce un pugnale.